con le immagini siamo a Cremona, circuito lombardo che ospita il quarto appuntamento del mondiale femminile di velocità, un campionato che è alla prima edizione ed è cominciato nel giugno scorso a Misano per poi toccare Donington e Portimão. Le protagoniste sono le stesse che avevamo visto giocarsi il successo nei round precedenti, cioè Ana Carrasco e Maria Herrera. Concitate subito la battaglia nella prima parte della corsa, una battaglia alla quale si aggiungono anche Roberta Ponziani, la nostra rappresentante, e anche come sempre Sara Sanchez. All'ottavo giro la gara viene interrotta per questa caduta della britannica Alicia Whitmore, che vedete perde in maniera abbastanza strana il controllo della propria Yamaha e finisce a terra. Leggero trauma cranico per la pilota inglese. Si riparte per una mini gara di appena 5 giri, partenza sempre molto spettacolare con le due abituali protagoniste, cioè Anna e Maria, che si contendono la prima posizione. Anche in questa circostanza molto incisiva la nostra Roberta Ponziani, che però avete visto commette un errore e scivola in decima posizione. La gara va avanti, si arriva alla fase finale con Maria Herrera ed Ana Carrasco, sempre ai ferri corti, e terzo incomodo Sara Sanchez, come negli appuntamenti precedenti. Sono tre pilote abbastanza esperte, in particolare Ana Carrasco, 27 anni, ex campionessa mondiale della 300 Supersport, e Maria Herrera, 28 anni. Questo è il momento decisivo della gara, con l'ultima curva favorevole a Maria Herrera, che vedete comincia l'ultimo giro al comando, ma le due avversarie non si danno per vinte, in particolare Sara Sanchez, particolarmente efficace, più che nelle precedenti occasioni, sul piccolo tracciato di Cremona che fa il suo debutto nel calendario gridato. Questa è l'ultima curva. Sara Sanchez ci prova, entra davanti, ma Maria Herrera è vicinissima e con una linea incredibile all'interno riesce a impossessarsi della prima posizione, volando verso la quinta vittoria in stagione. Bellissima la manovra di Maria Herrera, che è una pilota estremamente esperta, ha disputato 118 gran premi nel motomondiale tra Moto E e Moto 3, quindi una atleta di grande esperienza che parte logicamente con i favori del pronostico. Corre per una squadra prestigiosa, il Team Forward, che è impegnato anche in Moto 2 nel motomondiale. Questa è Maria Herrera, felicità sul podio con Ana Carrasco che si è accontentata del secondo posto e Sara Sanchez vicinissima al successo. Questa è la classifica con Roberta Ponziani che ha recuperato fino al quarto posto, ma sentiamo il commento di Maria Herrera. I'm super happy because like we all people can say can see it's very difficult for me in the straight. I can keep the lip string and for sure in the breaking point I'm really really hard. But I have to congratulate the team because I didn't have a test here, so just keep like this and try to do different take power on the straight. E questa è gara 2, la rivincita del quarto appuntamento del mondiale femminile a Cremona. Partenza come al solito molto tesa, si contende la prima posizione alla prima curva, questa volta è Ana Carrasco che ha la meglio sulla solita Maria Herrera. Le protagoniste non cambiano, sono sempre le stesse, con Roberta Ponziani, la vedete con il numero 96 e il casco tricolore, che riesce a seguire le due leader. C'è qualche caduta. Il Mondiale Velocità Femminile, istituito per la prima volta quest'anno, segue un po' la scia del Mondiale Motocross Femminile che esiste da tantissimi anni, anche il Mondiale Femminile Trial. C'era un po' di scetticismo, ma queste pilote stanno veramente onorando lo spettacolo. Ogni gara, come vedete, non fa mancare mai lo spettacolo con le più esperte che ovviamente fanno una grande differenza nei confronti di un schieramento che comprende anche pilote di paesi abbastanza esotici come Israele, Cile, eccetera, eccetera, che non hanno una grande tradizione. Lotta veramente serratissima tra Ana Carrasco e Maria Herrera. Questa volta Ana ha veramente il coltello tra i denti, non vuole assolutamente cedere il
comando alla connazionale rivale di sempre, ultima curva del penultimo giro, quattro posizioni ravvicinatissime con la nostra Roberta Ponziani in gioco per il podio. Questo è l'ultimo giro, Anna Carrasco questa volta sembra avere la meglio, ma Maria Herrera non demorde, vedete, gomito a gomito, avvicinamento alla ultima staccata, fasi concitatissime della gara, e c'è un contatto tra Sara Sanchez e Maria Herrera, purtroppo le due pilote cadono entrambi, e quindi è più facile del previsto per Anna Carrasco andare a festeggiare il suo terzo successo in questa prima stagione ridata. Grande gioia per Anna Carrasco. Roberta Ponziani in seconda posizione, mentre Maria Herrera per fortuna si rialza senza danni, molto delusa. Rivediamo il contatto tra le due spagnole, che si sono toccate in maniera abbastanza violenta, vedete, sconcerto anche tra i commissari di pista, una botta al collo per Maria Herrera, ma non ci sono grossi danni per la pilota che potrà giocarsi le possibilità mondiali nelle ultime due gare. Festeggia Anna Carrasco, ricordiamo, campionessa del mondo della 300 Supersport, una classe mista, nel 2018, grande gioia anche per il team italiano Evan Bros, che prepara la sua Yamaha. Questa è Anna Carrasco, 27 anni, felicità sul podio, e ricordiamo che dopo questa gara di Cremona il mondiale si deciderà nelle ultime due tappe all'Estoril il 12-13 ottobre e il gran finale a Jerez il 19-20 ottobre. It was a really tough race. The group was going in a really fast pace. I was trying my best to win the race for sure. Maria and me had a great fight, and yeah, at the end on the last sector we all tried to go into the corner first, and they had this crash. So yeah, I'm happy to win, because honestly I felt the strongest today. I had a bit problem with the rear grip, but at the end we managed to be leading almost all the race, so I'm so happy. And yeah, take the championship leader is really important for me in this middle of the season, so yeah, we want to keep on this in Estoril. Thank you.